inutile parlare, cioè bisogna fare fatti, fare prestazioni ottime, come abbiamo fatto anche col Milan, e cercare di portare a casa punti, perché abbiamo bisogno per la classifica. I complimenti, gli elogi, eccetera, eccetera, lasciano il tempo che trovano a questo punto del campionato. Bisogna portare a casa punti, e cercando anche di fare un bel calcio, come abbiamo provato a fare col Milan, ma un pochino più d'attenzione in certi errori che abbiamo fatto, per non dare la possibilità alla squadra avversaria di farci gol. E questo che abbiamo fatto e abbiamo lavorato. È anche vero che non facciamo gol, però col Milan, per esempio, la traversa, l'occasione di Marin, ce ne sono state diverse possibilità, alcune si sono viste in modo netto e chiaro. Purtroppo è il periodo che non ci gira bene da questo punto di vista, ma non perché basta guardare le partite. Abbiamo creato abbastanza, purtroppo, come ha detto lei, si è visto, non ci è girata bene. Col Milan la traversa ancora piange, cioè, voglio dire, quella è un'occasione clamorosa, con un'azione bellissima, come ci è successo col Napoli, poteva essere il 2-0, si sbagliano gol clamorosi, si sbagliano. La traversa per me non è uno sbaglio, aveva fatto una grande cosa a Pavoletti, un gran cross Zappa, e meritavamo di fare l'1-1, ecco. L'importante, voglio dire, è crearle le situazioni. Io credo che lì abbiamo toccato il fondo. Quella partita lì fu veramente bruttissima. Venivamo da un periodo prima dell'Inter e dell'Udinese che stavamo cominciando a tirare fuori la testa con tanti, mi sembra, 4 pareggi di seguito. Queste due batoste ci hanno fatto sì che, come si dice, si è toccato il fondo e si poteva solo risalire, no? E l'abbiamo fatto già la partita successiva, anche se poi non sempre quando giochi bene, fai bene con le grandi squadre, riesci a fare punti, ma poi la vera svolta, come si è già detto e come abbiamo visto, è stato il giro di ritorno, che probabilmente questi cazzotti in faccia ci hanno fatto veramente tirar fuori tanto, con delle scelte coraggiose anche che abbiamo fatto io e la dirigenza, insomma, e la società, e i ragazzi ci hanno dato soddisfazioni. Ora è purtroppo 3 domeniche che non riusciamo a fare il risultato, però purtroppo il vero rammarico, come vi dico sempre, è stato aver fatto pochissimo nel girone d'andata, dove anche lì però, se andiamo a vedere alcune partite, abbiamo perso 4-5 punti che non meritavamo di perdere. Noi bisogna però non pensare più al passato, dobbiamo concentrarsi su queste 8 partite e cercare di sbagliarne il meno possibile. Non conosco altre ricette. Il calendario lei l'ha visto, è talmente strano questo campionato per tanti motivi, a volte si è visto squadre di bassa classifica, hanno fatto imprese con squadroni, magari anche con un po' di fortuna. Io, per me, sono tutte uguali le partite, noi bisogna pensare a noi, non guardare i calendari degli altri, e noi abbiamo una super partita domani, bisogna affrontarla come dovremmo fare con tutte le altre, come se fosse sempre la prima in classifica.